Buonasera, ben ritrovati. Come tutti i lunedì, l'appuntamento con Dilettanti per Dire. In questa puntata parleremo ovviamente tanto del Novara fresco, freschissimo, di promozione in Lega Pro e parleremo ovviamente anche di Serie D, di eccellenze di promozione. Per svelare uno dei nostri ospiti, vi devo far vedere la maglietta. Guarda qua, tutti al Boden. Tutti al Boden perché Roberto Pavesi ci vai al Boden? Ciao Roby. No, io non ci vado. Però insomma, è un santuario importante nel nostro territorio. Sei mai stato? Forse da piccolo. Beh, innanzitutto un saluto a te, un saluto a tutti gli ospiti a casa. No, Secondo me ci sei stato, Roby, perché. da piccolo magari. Eccolo qua l'uomo del Boden, Marco Mellano. Ciao Marco, l'avevi promessa, me l'hai portata la Buonasera a maglietta. tutti. Sì, l'avevo promesso e poi è una cosa che è nata tra Meco Minoli e Arianna Tomola, nel senso che ci trovavamo e avevamo scommesso sto giro al Boden con pranzo o cena. Per tutti i telespettatori, eh? Sì, chi vuol venire è ben accetto. Devono individuare il giorno in cui andiamo, però. Tanto, ti dico, ha perso Cominoli, Deve pagherà pagare lui se Cominoli. stiamo freschi. Perché Dunque. ti sei salvato, la scommessa era quella. Sì, più o meno era quella. Invece, vinto il campionato, Roby, che emozione è stata quella di ieri? Ma sicuramente è stata una bellissima emozione, è stato beh, un bellissimo percorso iniziato il 6 di settembre dove eravamo in tutti in stra in ritardo e questo percorso tutte le persone che l'hanno fatto con tanta passione, tanta dedizione, tutti uniti per centrare un obiettivo che secondo me non era scontato. Perché vincere non è mai facile, soprattutto un po' perché eravamo partiti un po' in ritardo per ovviamente tutte le vicissitudini che sono state in precedenza. Quando uno vince c'è una dedica speciale, tu hai una dedica speciale, l'ho chiesto anche settimana scorsa agli ospiti dello Stresa. Ma sicuramente all'affetto di tutti i tifosi del Novara, che ieri sono stati tantissimi sia a Gozzano che al Piola quando siamo tornati, ovviamente anche una dedica speciale alla mia famiglia, mia mamma, mia sorella e tutti. E beh, in particolare penso che la dedica speciale la faccio con tanta emozione al mio papà. Insomma, grande tifoso, tuo primo tifoso possiamo Sì, dirlo. sì. Marco, te lo aspettavi il Novara vittorioso con 180 minuti di anticipo al 5 di settembre, come diceva prima Roberto? Beh, è chiaro che come dice lui, vincere è sempre difficile. Pronosticare in quel momento lì era molto difficile. Dunque, è chiaro che poi avranno lavorato bene, vanno i complimenti a tutti loro sicuramente, perché i risultati non arrivano mai nel calcio per caso e vincere subito non è mai facile. Dunque, sicuramente hanno fatto qualcosa di Di speciale. speciale. Allora, una vittoria quasi per caso è quella che è arrivata ieri, cioè la vittoria, la promozione, perché erano già andati negli spogliatoi, poi è arrivata una chiamata, no, no, fermi tutti, ha pareggiato la Sanremese al 94esimo, tutti fuori per la festa. Allora, riviviamo nel servizio quei momenti e poi li ricommentiamo e ci vediamo alla festa con il presidente che aspetta la conferma di Sanremo, insomma, un momento un po' trepidante e particolare. Prima però il servizio. Al Novara servivano 3 punti per la promozione, certa a 2 giornate dalla fine. È arrivato un pareggio, ma proprio quando gli spettatori si alzavano dallo stadio d'Albertas su uno 0-0 finale nel derby fra Gozzano e Novara, arriva la clamorosa notizia che la Sanremese ha pareggiato e scoppia una festa improvvisata con i circa 700 tifosi azzurri giunti nel Cusio che circondano d'affetto una squadra e l'esplosione di gioia si trasferisce poi allo stadio Silvio Piola di Novara. Una partita conclusasi sullo 0-0 che ha visto il Novara provare a vincere la gara con un Gozzano attento che ha chiuso tutti gli spazi in una cronaca che si apre al decimo con il contropiede di Pagliai che vede e serve lateralmente Vutai.
a sinistra che entra in area, controlla e tira in corsa con Vagge attento in corner. Al 29esimo è Castelletto che va via a pallino e dal fondo crossa una palla forte a centro area, dove Pennati arriva di testa con una palla che si alza sopra la trasversale. Al 32esimo c'è uno scambio dal corner con Gonzalez per Di Munno, cross sul secondo palle dove Vutai in precario equilibrio colpisce di testa con la palla fuori. Primo tempo che si chiude sullo 0-0, ma prima al 34esimo Gonzalez ha una grandissima chance, se ne va in contropiede, apre il piattone sinistro per incrociare nell'angolo lontano, Vagge è bravissimo a leggerlo e a chiudere lo spazio. Nella ripresa il Novara ha subito un'altra grande occasione con Vutai che si libera al limite dell'area e fa partire un gran sinistro che si stampa sulla traversa, questa volta Vagge non ci sarebbe potuto arrivare. Al 29esimo c'è una lunga rimessa del subentrato Amoabeng, palla a Vutai che cerca di girarla verso la porta, cerca di girare la sfera verso la porta con Montesano che salva quasi sulla linea. Al 33esimo c'è Gonzalez pescato sul fondo, tocca dietro per la corrente Tentoni che però calcia un tiro debole facilmente controllato. Al 45esimo appunto si chiude la partita con Montesano che su punizione la mette sotto la traversa, ma Desjardins devia in angolo. Sembra tutto finito e invece il bello deve ancora arrivare, perché da Sanremo arriva la notizia del pareggio per 2-2 tra Sanremese e Sestri Levante, che fa aprire la grande festa azzurra del Novara Football Club, che a meno da un anno dalla sua fondazione raggiunge i professionisti. Per i tifosi del Novara invece, che hanno abbracciato la nuova società del presidente Massimo Ferranti, è un ritorno tra i professionisti con un solo anno di purgatorio. Allora, prima delle interviste con le parole proprio del patron, è chiaro che quando si vince ci sono dei protagonisti. Se uno pensa al Novara 2021-2022, la prima immagine, no, che viene davanti è quella dei capelli biondo platino o simile di Vutai. Insomma, 31 gol in campionato, 2 in coppa, record di un giocatore con la maglia del Novara in tutte le categorie di gol. È chiaro che è un dato di fatto, voi partivate sempre 1-2-0, Roby. Ma Dardan in questa categoria, non soltanto a Novara ma anche in altre piazze, fa la differenza. Ha una facilità di gol che veramente e una freddezza che è veramente impressionante. Però io voglio anche citare tutti gli altri che ci sono dietro le quinte o anche in campo dal primo minuto. Non posso non citare Paolo, perché è stato un grosso capitano negli anni scorsi e quest'anno l'ha dimostrato sposando, come tanti di noi, il progetto, e sicuramente per noi, sia come immagine che come valore aggiunto in campo, a questo ragazzo bisogna fargli tanti complimenti. Quanto è stato difficile, o se è stato difficile, o se invece i risultati vi hanno consentito da subito di riaccendere la passione di una piazza che è stata scottata, no, dopo quello che è successo negli ultimi anni? Quindi insomma, non era facile anche quello automatico far scattare la scintilla. Ma guarda, io mi sono fatto un po' delle tappe decisive di questo percorso del Novara. Sicuramente questa partenza un po' a handicap, pareggiando in casa, prendendo gol con l'Asti all'ultimo minuto la prima giornata, andando a pareggiare a Borgo Sesia, perdendo in casa fino all'85esimo col Varese, ribaltandola, vincendo 2-1, e lì abbiamo iniziato a credere nelle nostre qualità e potenzialità, e da lì abbiamo iniziato la nostra scalata, perché ovviamente eravamo anche indietro di condizione e tutto. Poi un altro passo secondo me importante è stato sotto di 2-0 a Pondonnaz in 10 tutto il secondo tempo, l'abbiamo recuperata e poi abbiamo sfiorato anche la vittoria. Da lì abbiamo iniziato le 8 vittorie di fila. Poi c'è stata anche questa battuta d'arresto la Sanremese, che ovviamente faccio i complimenti, perché è inutile nasconderlo, a 3 punti
dietro ovviamente sentivamo il fiato sul collo, ecco, questo era un pochettino il nostro pensiero. Sicuramente a Varese è stata una vittoria, tra virgolette, chiave, poi abbiamo sicuramente alternato delle buone prestazioni, magari anche delle prestazioni non brillanti, però i risultati sono veloci. Arrivati, certo. Allora, prima delle interviste, chiedo a tutte e due, Marchionni, cioè, che allenatore è Marchionni? Lo chiedo a te e poi lo chiedo anche a Marco, che impressione ha avuto? Allora, Marco io non lo conoscevo, secondo me è un allenatore di passaggio, sia in questa categoria ovviamente e in categoria superiore, ha una mentalità da Juve, è molto semplice, lui vuole vincere e pretende sia dai giocatori che dallo staff, che dal magazziniere, dal fisioterapista, il massimo, e penso che siamo arrivati alla fine dell'anno un po' tutti, in un gergo significativo positivo, spremuti, cioè vuol dire che abbiamo dato tutto, il massimo. Marco, poi ci sentiamo l'intervista. Guarda, io sinceramente ti devo dire che come allenatore non lo conosco, dunque forse non mi permetterei neanche di dare un giudizio. Però non è facile gestire, no? Come giocatore era un bel giocatore, poi... Però anche da allenatore ha fatto bene a Foggia, ha fatto benissimo la Varese. No, no, ma per carità, i numeri sono dalla sua, tutto quello che... Però non ti posso dire nulla, non lo conosco. Non gli vai a fare... No, ma magari domani vado giù con lui a Novara. Infatti a parlare, se non rimane Marchionni sei tu, dai. Lasci la licenza e fate uno scambio di pacchina. Le interviste raccolte da Marco Forti proprio nei momenti concitati della... sì, ha pareggiato, non ha pareggiato, ha pareggiato, e quindi della festa. L'abbraccio, presidente, la prima battuta al volo è andata, che devo dire, è un momento pazzesco, è fatta, questa emozione poi ulteriore, è fatta, bellissima. Senta, lei anche nei momenti un po' più difficili ha sempre dato coraggio, ci ha creduto, sì, ci voleva, certo, ma tutte le squadre hanno dei momenti un po' così, abbiamo anche noi. L'abbiamo superato alla grande, merito di tutti, merito della città. Un anno fa di questi tempi immaginavo una cosa del genere? No, assolutamente. A chi la dedico? Assolutamente, la dedico a tante persone, ma ne parlerò più a lungo perché devo fare tante dediche, tante. Grazie, complimenti. Non a quello che immaginate voi. Un'altra grande giornata. Sì, no, sofferto anche oggi, incredibile. Era in spogliatoio, è successo quello che è successo, quindi vuol dire che ce lo siamo meritati. E sapevamo che il Golzano doveva fare la sua partita, sapevamo che loro non ci regalavano niente, siamo stati bravi a non prendere gol, perché sapevamo che poteva succedere di tutto. Quindi complimenti, grazie alla tifoseria, grazie ai miei compagni che mi hanno fatto vivere di nuovo tante emozioni. Siamo con Alessandro Canelli, sindaco di Novara, una gioia grande, una scommessa della piazza, della città, che ti ha visto protagonista quest'estate, possiamo dire che è una scommessa ben riposta. Sì, diciamo missione compiuta, perché non era semplice subito dopo tutto quello che è successo l'anno scorso riuscire a ricostruire una squadra competitiva sin da subito che potesse tornare tra i professionisti immediatamente. Scommessa riuscita, missione compiuta, ora c'è da lavorare per rimanere nei professionisti e per fare una squadra che ci possa riportare nel più breve tempo possibile dove sono le nostre piazze, cioè possibilmente in Serie B. Però per ora godiamoci questa felicità di essere riusciti a tornare immediatamente tra i professionisti. Mister, una battuta al volo in diretta. Beh, questo credo che sia il giusto ricompensa per questi ragazzi, se la sono meritata. Quindi è venuto il momento più bello, vicino casa, così posso festeggiare. Senti, quando hai, dopo la partita con la Sanremese, sei stato tra i pochi e ha funzionato a dare tantissima calma e fiducia. Ma credo che questi, io ho sempre detto che la partita con la Sanremese era bugiarda come risultato. Poi ci sta di perdere, ma credo che sia stato
un passivo troppo importante, e credo che questi ragazzi si non sono resi conto, perché comunque gli ho fatto capire che la prestazione c'era stata e che hanno dimostrato che uniti si può fare qualcosa di incredibile. Non dimentichiamo che questi ragazzi sono partiti il 3 settembre, gli altri metà luglio, quindi è un mese in più di differenza, però siamo contenti. Perché... Chi la dedichi? Ma credo alla famiglia Novara, perché credo che lui abbia messo la faccia e abbia creato veramente un qualcosa, però bisogna anche dire che è stato bravo il direttore di Bari, e quindi credo che sia giusto anche dedicarlo a lui, ad Alessio che era il suo braccio destro, perché hanno creato questo, tutti questi ragazzi l'hanno presi loro. Tu stai già guardando avanti? No, io guardo adesso i ragazzi, mi diverte vederli sorridere. Grazie Presidente, grazie all'allenatore. Axel, una gioia immensa che arriva alla fine anche un po' inaspettata. Eh sì, io pensavo che giocavamo... Dove devo guardare? Ah, oh, perfetto, sì. Mi aspettavo un'altra partita per fare altri punti, però alla fine hanno pareggiato di là, siamo contentissimi. Senti, tu sei arrivato in corsa, hai dato un grande contributo e sei entrato immediatamente in un gruppo fantastico. Sì, il gruppo è fantastico, soprattutto i portieri, squadrone, anche lo staff. Gigione, il mio uomo. Sì, bellissima squadra, grande famiglia. Senti, possiamo dire che tu stai già guardando avanti e noi speriamo che sia azzurro. Io spero di sì, vediamo il futuro, però io voglio rimanere qua. Dardan, che dire, una stagione pazzesca per te, con questa che grande finale della vittoria, è una stagione indimenticabile. È una cosa importante per noi, mi viene, non è cosa, molto. È una cosa che da 9 mesi che ci abbiamo sempre creduto. Siamo venuti qua a inizio settembre credendo al presidente, credendo a un direttore di Bari che mi ha portato qua facendo una squadra in una settimana. Ringrazio queste due persone che mi hanno portato qua. Ringrazio tutti i miei compagni, tutto lo staff, tutti i tifosi, tutta la società, tutto l'ambiente, tutta la città, perché ce la meritiamo tutti. E tutti insieme siamo qua oggi. E tutti insieme spero che vedremo tutti allo stadio il 15 maggio, perché io voglio lo stadio pieno, perché ce lo meritiamo. Abbiamo passato tante difficoltà, tutti insieme, non solo noi giocatori, insieme alla società, insieme ai tifosi, ma ne siamo sempre usciti e guarda dove siamo qua oggi a festeggiare. Senti, con la tifoseria azzurra è stato amore a prima vista. Sì, 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 io qua... Sai, di solito ti trovi bene in una squadra, ti trovi bene dei compagni, ma è la prima volta nella mia vita che abbiamo davvero un gruppo vero, un gruppo di... Non siamo compagni, siamo tutti amici, andiamo tutti d'accordo. Poi è normale, a volte litighiamo, ma i veri amici litigano, hai capito? E poi ci diventiamo ancora più uniti e questa cosa ci ha reso molto più forte e ci ha fatto arrivare qua, dove siamo tutti oggi a festeggiare. Dunque abbiamo sentito le interviste raccolte da Marco Forti proprio nell'immediatezza della promozione. Abbiamo al telefono, come tutti i lunedì, Guido Ferraro. Ciao Guido. Sì, buonasera a voi che ci ascolta. Fammi salutare i tuoi ospiti da Pavesi a Mellano. Credo sì. Che questa promozione sia meritata. Novara ne Guido, scusa, solo se ti interrompo solo un secondo, poi ti lascio il Novara. C'è una bomba, Guido, la sai, perché... E Cominoli offre una cena, ha perso la scommessa con Mellano e quindi mi ha dato la maglietta Trattoria al Boden e offre una cena a Cominoli, quindi penso che sia un evento più unico che raro nella storia del mondo. Infatti da domani piove per 8 giorni, dopo sono 4-5 mesi che non piove. Ecco. Per adesso Guido siamo sul... Dicono che da domani è acqua per 4-5 giorni, non piove da mesi, può essere. Guido, però per adesso siamo sul teorico, Bravo, io invece c'è un ospite lì al tuo fianco, Pavesi, che mi posso, io mi hanno pagato le cene due persone che hanno sempre le mani in tasca, nel senso che è difficile fargli tirare fuori. Uno è Roberto Pavesi e uno è il tuo paesano, Sergio Caligari, capisci? Ma pagare una cena è un amico, deve essere un piacere, non deve essere un supplizio, perché certo. I supplizi sono andare in farmacia a comprare le medicine, hai capito? E tu sai che io nella mia vita purtroppo per persone che mi vivono accanto ci vado troppo spesso e ci sono andato troppo spesso in passato. Ma andare a cena con gli amici sono le cose più belle. Che Cominare poi si offende, scherziamo, che tra un po' arriva. Guido, allora sto Novara. Ma il Novara è stato in testa da 25 partite in testa, da quando ha vinto 2-1 a Carono Pertusella a metà novembre dell'anno scorso.
ha fatto 70 gol, miglior attacco, 25 gol subiti, miglior difesa, e al capocannoniere del campionato Butai con 31 gol. La Sanremese ha avuto un po' un crollo nel momento in cui sembrava poter, anche se ha fatto più, a oggi più un punto più del Novara nel giorno di ritorno, ma si è un po' rovinata con quelle 6 sconfitte, quelle 5 sconfitte nel giorno di andata. Credo che la vittoria del Novara sia meritatissima e il Novara è tornato in una categoria che gli compete. Non dimentichiamo mai, perché questo bisogna avere l'onestà di dirlo, che il Novara aveva un budget extra budget, perché Vutai dice giustamente siamo partiti a settembre. Io per l'inizio me lo ricordo molto bene, Di Bari ha preso tutti, Novara in questa squadra giocano tutti i giocatori, quasi tutti, lo scorso anno giocavano in Lega Pro, e quelli che non giocavano in Lega Pro come Vutai hanno fatto 20 gol in Serie D. Il pubblico ha risposto, adesso speriamo che questo presidente venga messo nelle condizioni di lavorare come si merita. Tengo anche a dire questo, non si deve arrabbiare nessuno, i presidenti del Novara negli ultimi anni sono stati Pippo Resta, che è di Arona ma che è un siciliano, Massimo De Salvo, che è un siciliano che è di Monza, il presidente Ferranti, che è un romano, no? Quindi c'è stato Mastagni, che non era di Novara, c'è stato tutti i presidenti che non erano di Novara, dopo Santino Tarantola, l'indimenticato e indimenticabile Santino Tarantola. Mi piacerebbe vedere la gente di Novara, che ci siano anche imprenditori novaresi che in questo momento si avvicinano alla società e diano una mano con i fatti, non con piccole e minime sponsorizzazioni, per il futuro di questa società, perché l'anno prossimo le difficoltà anche a livello economico sono decisamente differenti e complessivamente il budget del Novara, anche tenendo conto che ha dovuto sborsare 400.000 euro a fondo perduto per poter ripartire dalla Serie D dopo il fallimento delle squadre dei professionisti, si avvicina ai 2 milioni di euro. Tu capisci che con questo budget, se lo dai al presidente del Borgo Sesia, fa 7-8 campionati e ne avanza ancora. Invece però Guido, in Lega Pro chiaramente deve essere triplicato per fare un campionato importante almeno. No, adesso non esageriamo, triplicato no. Diciamo che il Padova per vincere ha speso 4-5 volte quello che ha speso Novara, nel senso. Però io credo che Novara in questo momento, anche se poi è facile dire vogliamo andare in Serie B, vogliamo andare in Serie B, Novara deve pensare prima di tutto ad assestarsi nella categoria che andrà a disputare il prossimo anno, perché in Serie C il Sud Tirol, che pure ha vinto e che guarda caso ha vinto anche sabato a Bari, quindi si vede che è una squadra forte, se no non vai a Bari a vincere dopo che era sotto 1-0, e per fare questo tipo di campionato sono un po' di anni che ci lavora, e io non credo che, e poi anche avere investimenti folli, l'Alessandria ha impiegato 46 anni per tornare in Serie B, se venerdì sera perde con Vicenza ritorna di nuovo in Serie C. Il Novara deve ragionare nell'ottica di mantenere la categoria, non di sognare di andare immediatamente in Serie B. Poi sì, io gli auguro che vada in Serie A, non in Serie B, che vada in Champions League. Però mettiamo che retrocede il Vicenza, ipotesi, e poi retrocede l'Alessandria ai play-out, ipotesi, e poi non sale il Padova ai play-off. Capisci che vai dentro in un girone che è una tonnara, che diventa un... vai a lottare con realtà che hanno budget smisurati. Per cui bisogna stare cauti. Marchioni, Guido rimane? Lui continua a dire che è confermato, che il Presidente l'ha confermato, non sono io il Presidente, questa domanda bisogna farla al Presidente Ferranti. La sensazione che c'è che Marchioni e il suo staff potrebbero rimanere, potrebbero, però nel calcio però, capisci? Io Marchioni è una bella persona, è una persona a modo, una persona educata, è un allenatore giovane, emergente, che si merita tutti gli applausi del mondo. Ed ho anche l'unica cosa, ma gliel'ho detto anche a quattro occhi, quando ha perso 5-1 con la Sanremese non deve dire che ha giocato bene, perché quando perdi 5-1 non ho mai visto, tu se la tua Juve perde 5-1 e Allegri ti viene a dire che ha giocato bene, tu sei contento? Ti faccio questa domanda. La squadra che perde 5-1 non può aver giocato bene. Vabbè, questo è chiaro, Guido. Hai capito? Certo. Però non dimentichiamoci che aveva a disposizione una squadra fortissima. Ecco, io credo che una chance, se dipendesse da me, a Marchioni una chance gliela darei, okay. Però bisogna, se gli si dà una chance,
di non sovraccaricarlo con l'obbligo di dover andare in Serie D al primo tentativo. Vabbè, questo è ovvio, sarà l'intelligenza anche della società e della piazza di parlare chiaro, perché è chiaro che il messaggio che deve essere lanciato, mentre quest'anno era... Tu hai lì un ospite del Novara Calcio, non te lo dirà mai perché siamo in diretta, ma su questa squadra qua del Novara quanti ne confermeresti? Domandagli a Palesi quante ne confermerete. Dai, Roby, quanti ne confermeresti per la Lega Pro? Poi avrà anche la facoltà di infatti non rispondo. Non rispondo perché sto pensando alle ultime due partite che ci toccano di fare, le altre finali ipotetiche che ci andiamo a giocare. Dunque dai, io mi sono salvato in Butai può rimanere Guido, sì, Lega Pro, dai, lo teniamo, cosa dici? Non devo decidere io. Guarda che il salto è grande, io ho visto tante partite quest'anno di Lega Pro. Ma ho visto anche, ieri ho visto Pergolettese e Provercelli, che la Provercelli ha sbagliato un rigore. Ma gli attaccanti ha parato il nostro. Sì, ha parato un grandissimo Matteo Ritto. Ma gli attaccanti della Pergolettese, Scardina, Morello, Bariti, secondo te sono più deboli o più forti degli attaccanti che hanno Novara? Ti faccio questa domanda. Secondo te tra Comi e Vutai, tu prendi Comi o prendi Vutai? Ma tra Comi e Vutai prendo Vutai, Comi basta. Io Comi lo prendo tutta la vita. A Novara non lo prenderebbero, penso. A Novara cosa c'entra? No, a Novara non volevano neanche Iemmerlo, quando era Novara lo contestavano. Poi Iemmerlo ha fatto 25 gol a Foggia, 20 gol a Perugia. Quest'anno sta trascinando il Catanzaro, ha fatto la Serie A Sassuolo. Certo. Guido, ascoltami, l'RG Ticino, vittoria importante ieri, eh? Sì, vittoria importante, ma credo che la salvezza passi solo attraverso i play-out, dove secondo me prenderà il Fossano. Secondo te? Secondo me l'RG Ticino andrà ai play-out e ai play-out troverà il Fossano. Ah beh, questo sì, è chiaro. Bisogna vedere se lo farà col fattore campo e con i due risultati su tre. In teoria. Certo, il Fossano però va a giocare domenica a Imperia. E però l'ultima c'è l'Asti. A proposito dell'Imperia, lasciamelo dire. Sì. Ma come mai tu ieri ha perso la sesta partita di fila? E con quell'allenatore lì che non mi ricordo il nome, poi lo dirai tu, ti verrà in mente, e che è retrocesso, come mai? Ma l'Imperia è retrocesso, mi ero dimenticato di dire, ma forse è retrocesso l'Imperia. Sì, Soda non ha fatto bene quest'anno sicuramente. No, ha fatto malissimo, no? No, so, era un eufemismo Guido, è ovvio. Esatto. Ma che l'Imperia ha preso a novembre, ha preso il difensore centrale, il centrocampista del Monterosi, che l'anno scorso ha vinto la Serie D, ha preso Lupoli che ha giocato anche nei campionati esteri, Serie A e Serie B, ha preso Cappelluto, l'Imperia ha preso Colantonio. Sai Guido che devo far venire una volta a te Soda insieme in trasmissione? No, non lo conosco quella persona lì, non vengo quella persona lì. Se viene lui in televisione, quando lo vedo giro la macchina e vado a casa. Chiamo Pavesi e gli offro io la cena a Pavesi, guarda. Va bene. Grazie Guido, come sempre. Un abbraccio, alla prossima. Ciao Guido. Ciao Pavi, ciao ecco, Marco. Abbiamo sentito Guido che sappiamo che con Soda non andava d'accordissimo l'anno scorso. Ma Guido oggi era un vulcano. Ma sempre così Marco, sempre così. Bisogna tenerlo oggi, poi quella lì l'aspettava, secondo me contava i giorni della retrocessione, no? Battute a parte, è chiaro che un campionato che Novara giocherà ancora due partite, ci sarà la festa il 15 e vi aspettate quanti spettatori? Roby, lo dicevamo prima fuori onda, almeno 5-6 mila, dai. Ma io anche ieri la risposta è stata veramente importante e per il 15, cioè l'ultima partita in casa col Dertona, speriamo di continuare la festa davanti al nostro pubblico che se lo merita. Chi li vince i playoff secondo te? Sempre un po' un terno al lotto, nel senso che io ho visto la Sanremese, le squadre che mi hanno impressionato positivamente, ovviamente. Sanremese, secondo me, è molto forte davanti e ha tanti anche ricambi dal punto di vista della gestione della panchina. Varese, squadra forte, fisica. Queste due sono le tue due favorite. Casale, dopo un po' di... si è ripreso. Certo. E poi faccio i complimenti. Vediamo che ci arriva, perché la quarta non è ancora sicura. So. Anche il Dertona è lì. Certo. Faccio i complimenti, perché è un amico. Dopo ci vediamo la partita. Allora adesso ci separiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo con la seconda parte di Tanti per Dire, per parlare ancora di Novara, di Serie D, Eccellenza e via via. A tra poco.
Dunque, poi vi aspetta anche, ne parlavamo fuori onda, Roby, vi aspetta anche la pool scudetto. Mettere lo scudetto sulle maglie, secondo me, è un obiettivo, può diventare un obiettivo. Adesso vi giurerete contro San Giuliano Nova, poi eventualmente con la Zegnaro, insomma, ci sono squadre forti, Cerignola sembra la squadra più forte di tutte, dicono, però insomma è un obiettivo anche quello, no? Ma sicuramente, io qualche anno fa l'ho fatto con Gozzano, dove avevamo passato il primo girone a 3. A Giariccione eravate andati, no? Sì, eravamo andati giù. E ci sono tanti fattori, nel senso che bisogna vedere come arrivano le squadre. Sicuramente il tempo farà anche la sua parte, perché se trovi anche giornate calde, dove ovviamente c'è tanta afa e tutto, si fatica di più. Però io dico, finiamo bene queste ultime due partite, perché bisogna finirle bene, e poi ci apprestiamo a questo mini girone da tre, poi vediamo cosa riusciamo a fare. Sicuramente daremo il massimo per cercare di fare il meglio possibile. Ma forse Gozzano aveva fatto il triangolare. Aveva fatto il triangolare. Era lo Sporting Bellinzago che è andato a giocare a Riccione, che c'era la Final Eight. Aveva fatto il triangolare e eravamo andati giù anche noi, però eravamo usciti ai quarti. O alla semifinale. Però in Toscana, o sbaglio? Sì, in Toscana, bravo. Contro la Vibonese. Vibonese. Qua vicino, l'ultima che ha vinto, secondo me, è la Provercelli del mio amico Sergio Caligaris, che vinse lo scudetto. No, forse la Bielese di Bacchini. Dici? Sì, perché quell'anno che l'ha fatto Gaburro, l'anno dopo con l'Ecco, ha perso la finale. Che è una bella soddisfazione. Un fresco non c'entra niente, perché hai nominato la Biellese. Tu sei... Come? Hai nominato la Biellese, no? Faccio un extra. Ma cosa succede a Biella? Caos totale. No, è chiaro che quando non arrivano dei risultati che tutti vogliono e si aspettavano, è un po' di fermento. Cioè, io ho letto i social, mica ma. Lo so, poi. C'è proprio una frattura insanabile, mi sembra aver capito, tra la società, presidente, allenatore e la tifoseria. Questo ho visto, sì, anche un volantino. Io quello che posso dirti è che nelle ultime due stagioni la Biellese ha perso veramente poco. Poi se per andare bene ai tifosi bisogna vincere tutto, poi non lo so, il problema è che i tifosi della Biellese aspettano da tanti anni questo, dunque... Ti dico una cosa, Marco, cioè, è come se il Novara quest'anno non avesse vinto il campionato, non sarebbero stati contenti i tifosi di Novara. È vero che hanno riavuto la loro squadra, però l'obiettivo era quello. È chiaro che, insomma, per esempio il Novara dalla Serie A, dalla Serie B, a trovarsi in Serie D, doveva vincere questo campionato. La Bielese, come dici tu, sono anni e anni tanti che anni dovevano vincerle, erano accreditati come una squadra che avrebbe vinto... bendati, con una gamba legata dietro la schiena, e in realtà poi qualcun altro è stato più bravo di loro, ma sono tanti i campionati in cui capitano queste cose, nel senso. No, certo. Poi, tornando alla Serie D, l'RT Ticino ieri, dopo ci vediamo la partita, ha vinto a Tortona. È chiaro che a meno di clamorosi ultimi risultati dovrà cercare la salvezza attraverso i play-out, perché dovrebbe fare, per non farli, 6 punti e sperare che l'Asti ne faccia 3, poi ci sarebbe lo spareggio, nel caso si può salvare, sì, secondo me sì, Roby. Ma io ho visto soprattutto il ritorno, manca l'andata, loro ci hanno messo in difficoltà, sono partiti forte, ho visto una squadra quadrata, ho visto una squadra tignosa e poi ho visto un gruppo di ragazzi che hanno lottato fino all'ultimo, come un po' tutti contro il Novara. Ecco, adesso c'è il Fossano, se non ricordo male, gioca con la Lavagnese o con l'Imperia, già retrocesso la prossima partita. L'RG Ticino gioca in casa contro il Vado e poi va a giocare a Sanremo, che avrà più nulla da chiedere all'ultima giornata, già sicuro di fare i playoff, già sicuro di fare da seconda, anzi probabilmente anche perché eventuali espulsioni così vengono scontate i playoff, immagino che il mister farà giocare tante seconde linee, anche se le seconde linee della Sanremese, come diceva Roberto, sono di assoluto valore. Credo che l'RG Ticino debba fare 6 punti e poi aspettare quello che succederà
tra Asti e Fossano, perché l'ultima giornata c'è un Fossano-Asti, a quel punto anche quello è un vero e proprio spareggio, Robby. Ma sicuramente, sappiamo un po' tutte le ultime partite, c'è tanta tensione, abbiamo avuto anche l'esempio dell'ultima giornata di Serie B, dove tante squadre sulla carta dovevano vincere e magari hanno perso in casa. Ogni partita ha la sua storia, indipendentemente che possono essere le ultime giornate. Poi magari c'è quello che ha giocato di meno, che si vuole mettere in mostra, e allora diventa più complicato, ma è come giusto che sia, perché le partite si devono giocare fino all'ultimo. L'Asti oggi sarebbe salvo. Sì, 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 certo. L'Asti oggi, perché ha più punti del... certo. Assolutamente sì. Un'altra off topic. Segui con interesse la Clivense Chievo, come vogliamo chiamarla? Sì, sì. Sei uno dei 190 che hanno cacciato, visto che hanno già raccolto crowdfunding per la domanda di acquisizione del titolo di Serie D, no? Hanno annunciato questo progetto. Sì, sì. Già raccolti più di 300.000 euro, mi sembra, una settimana. Sì, sì. Sì. Vedere... in terza categoria tutti quei tifosi quando ha vinto il campionato è veramente una cosa importante. Poi ovviamente Sergio ha costruito questa squadra, complimenti a loro. Io a Verona ci ho lasciato un po' il cuore per come è andata e dispiaciuto a tutti, però in questo percorso mio di Verona ho conosciuto sia tante bellissime persone e ho imparato anche nuove metodologie. Non penso che si viva male poi a Verona, eh? No, assolutissimamente. Secondo me, dimmi. Penso che sia una delle poche che è ripartita dal fondo. Sì, sì, della terza categoria. Ma poi sai, a me piace quella città dove puoi andare a vederti il calcio, la pallavolo, la pallacanestro, insomma, Verona è una città sportiva. Puoi andare a vedere l'opera anche. Allora, sì, l'opera, puoi andare all'arena. Anche a cantare all'arena. C'è puoi anche in Italy. Puoi anche andare in Italy. Puoi andare al Vinitali, puoi andare per Vigneti. Puoi far tutto. Puoi far tutto. Verona Docet. Cioè, vediamoci la vittoria targata Rosato ancora al 93esimo come Varese. In quel caso è stato Longhi, se non ricordo male, a segnare il gol del pareggio. No, era stato Sansone a segnare il gol del pareggio. Ieri la vittoria dell'Argiticino con Rosato al 94esimo. Vediamo il servizio. Salgono i cori della Fausto Coppi, oggi si gioca HS Lederton e RG Ticino. Oggi Lederton ha tutta la voglia, dopo un'infrasettimanale molto importante di livello con la Sestri Levante, di tornare a vincere. Sansone prova a partire in velocità, è sul punto fuori gioco, entrerà Sansone, Teti, a dire di no, solo calcio d'angolo, ma brivido per i Leoni, prima occasione del match. Occhio a Sansone, prende sempre in velocità Gagliani, Sansone pensa al mancino, calcio a Sansone, Teti, ancora lui, altra paratissima di Francesco Teti. Ogliari, Scodella in avanti, dentro l'area di rigore, la conclusione, porta in vantaggio il Ticino. Il gol è di Rosato, mentre Diallo scatta in area di rigore, palla buona proprio per Gueye, che non calcia, ha ribattuto Gueye, fallo di Usman Gueye. Per Romairone, largo c'è Gueye, potrebbe servirlo Romairone, invece Romairone calcia al centro della porta, prima conclusione arrivata per il Dertona. Prova la sgroppata in corsia, Speranza ancora va fino in fondo, Speranza entra in area, cross a basso per Diallo, atterrato senza fallo. Diallo, 1-2 che non si chiude, Diallo battuto da solo, apre per Todisco, regolare Todisco, calcia, alto sopra la traversa, il cross intelligente per Diallo, no! Paratissima, questa volta di Oliveto. Procopio dalla corsia mancina disegna il cross per Gueye, altra paratissima, grande occasione, Procopio sul secondo palo c'è Gueye, che di testa spedisce sul fondo, non c'è deviazione, arriva in fondo Procopio, il cross sul secondo palo per Todisco, che appoggia Gueye, no! Spaccata, spara alto sopra la traversa. Makota lancia in corsia, Longo parte in posizione regolare, mantiene il possesso in campo, punta verso l'area, dentro c'è Makota, può andare al cross, Longo finta su Giura e la conclusione e l'ottima parata da parte di Francesco Tetti. Gueye addomestica l'ingresso, tocca all'indietro, c'è Todisco, Diallo scarica per Romairone, 1-2 che si chiude, Diallo può calciare! Diallo, gol eccezionale da bomber vero al minuto 90 e 1-1. Calcio d'angolo adesso per Sebastiano Longo. Alla battuta, cross tagliato, dentro l'area, e gol è quello del
1-2, il solito rosato può festeggiare Ticino. Da qui ha vinto l'RC Ticino, che festeggia una clamorosa vittoria al Coppi. Dunque abbiamo visto le immagini con il servizio appunto della vittoria dell'RC Ticino. Abbiamo anche in linea il presidente del Cozzano Fabrizio Lonardi, perché nell'intervista di ieri ovviamente abbiamo celebrato il Novara, ma anche il Cozzano ha raggiunto il suo obiettivo, perché il punto conquistato ieri ha sancito l'aritmetica salvezza. Giusto Fabrizio? Aritmetica proprio no, però comunque siamo a un passo dalla salvezza anche aritmetica. Intanto un cordiale saluto a te Daniele, a Marco Mellano e a Roberto Pavesi, che so che sono in studio, li vedo anche se ciao, loro Fabri. Mi possono solo sentire. Buonasera Presidente. Ciao Fabri. Obiettivo raggiunto. No? Ciao carissimi. Dicevo, obiettivo raggiunto Fabrizio. Ma ripeto, in pratica sì, adesso abbiamo un altro derby, il derby della Cremosina, un derby storico, un derby a cui sono legate le vicende di due promozioni, rispettivamente nel 79 del Borgosesia e una quindicina d'anni, chiedo scusa, del Gozzano e una quindicina d'anni fa del Borgosesia, quindi è sempre un derby avvincente. È un derby che sicuramente non mancherà di sorprese. Con la speranza che ci possa essere anche un po' di pubblico per questo derby, no Fabrizio? Ma questo sicuramente, ma io sono convinto che il derby poi alla fine richiami sempre i fedelissimi da una parte e dall'altra. Questo lo si è visto ieri con il Novara, abbiamo potuto assistere anche al ritorno di vecchi tifosi rossoblù che erano stati penalizzati dalla pandemia, da tutta una serie di vicende. Non dimentichiamoci che l'anno scorso praticamente quasi tutto il campionato è stato giocato a porte chiuse, però l'evento di grande richiamo sicuramente porta le persone a riscoprire l'antico affetto, questo è evidente. Fabrizio, abbiamo qui Roberto, come dicevi prima che hai salutato, ti aspettavi che potesse avere questo ruolo importante dopo l'esperienza a Gozzano? Insomma, oramai non perché è qui, però è andato in piazze significative, da Lecco a Chievo, adesso a Novara. Quindi ti aspettavi questa sua carriera anche da preparatore? Ma più che aspettarmela, gliel'ha augurata, lui se lo ricorderà. E sono contento che lui possa fare questa carriera, e anzi mi auguro che possa ulteriormente progredire, perché è veramente bravo. Ieri con Roberto abbiamo ricordato un episodio particolare che ci ha visti protagonisti comuni noi assieme a capitano Riccardo Gemelli, a una famosa promozione come quella del Novara, che è arrivata grazie alla radiolina o al telefonino, tanto per essere chiari, contro l'Arconatese. Avevamo perso 2-1, 0-0 del Como a karate, e il Gozzano per la prima volta saliva nei professionisti nel 2018, e Pavesi c'era quel giorno e l'abbiamo ricordato ieri con forse da parte mia un pizzico di nostalgia. Similitudini, no Roby? Beh, sicuramente è stata ricordata questa giornata qua, che anche lì è stata una grande corsa contro il Como, però al di là di queste similitudini io dovrò sempre ringraziare la società Gozzano, perché mi ha dato la possibilità di iniziare questo percorso di allenatore dei portieri, la famiglia Lesina, e quando dico la famiglia Lesina sai a chi mi riferisco. Ieri per me vedere la presidentessa, la Marilena, che ogni volta che la vedo mi fa un enorme piacere, e mi emoziono anche perché ho vissuto tanti ritiri con loro, anche quando eravamo su Valvigezzo. In Valvigezzo a Druogno, eravamo sempre nella sua baita, è stata una bellissima esperienza e non smetterò mai di ricordare questa famiglia, che per me mi ha dato la possibilità. Mi ricordo ancora quando siamo retrocessi, mi chiesero se volevo continuare a giocare, io ho chiesto no, però se avete piacere che
posso iniziare a fare questo mio percorso, lo farei qua a Gozzano anche in eccellenza. E poi con Walter Viganò abbiamo vinto il campionato e poi quello che tutti sanno. Hai fatto bene a ricordare Alberto, perché insomma, io lo dico sempre, mancano persone come Alberto Lesina al calcio, ed è un dato di fatto, no? Poi non è... Questo è poco ma sicuro. Perché l'eleganza, ripeto, l'ha detto prima Roberto e l'ho visto anche dei suoi occhi, no? Qui di fianco a me, insomma, un po' di emozione. Certe persone lasciano qualcosa, no? E quindi Alberto, al di là di quello che ha fatto a Gozzano a livello storico, anche umanamente ha lasciato in tutte le persone che l'hanno conosciuto delle sensazioni, delle emozioni che a distanza di qualche anno fa piacere ricordare, come ha fatto Roberto. Insomma, se ognuno di noi, che ha fatto parte del mondo del calcio, no Marco, anche tu in questi 20 anni, no, tu 50 anni, però dico, ognuno ha un ricordo, per esempio, di persone come Alberto Lesina, no Marco? Certo, indubbiamente. E quindi meno male che purtroppo non c'è più, però insomma, che ha scritto pagine importanti a livello calcistico, insomma, ci manca davvero tanto. Fabrizio, ti faccio una domanda cattiva, non cattiva, però... Mi aspetto di tutto, mi aspetto di tutto. A cosa andrà incontro il Novara, il Lega Pro? È chiaro che fare dei parallelismi tra Gozzano e Novara è impossibile, no? Visto il bacino d'utenza e tutto il resto, però quali sono le difficoltà a cui andrà incontro? Beh, non è così cattivo, questo... mi aspettavo Fatti. Qualcosa di peggio. Adesso ne penso una più cattiva, allora. No, assolutamente, io auguro tante buone cose al Novara, come se lo augurano tutti gli sportivi che hanno sempre guardato al capoluogo calcistico con grande ammirazione. È chiaro che quello che sarà del Novara, cosa farà il Novara, eccetera, bisognerebbe chiedere. No, le difficoltà, che sono le difficoltà. Ma difficoltà non ne ha, è una categoria che ha sempre fatto, anzi una decina d'anni fa era in Serie A e poi ancora recentemente in Serie B, quindi sono categoria che possiede. Quella che non possedeva come esperienza era la Serie D, ma se l'è cavata benissimo a quanto sembra, no? Certo. Grazie Fabrizio. Grazie a te, ancora un saluto agli amici in studio e a tutti gli amici a casa. Roberto, chiedo ancora una cosa sui ragazzi che hai allenato quest'anno, no? I portieri di Novara, quali di questi è pronto per la Lega Pro, addirittura per guardare anche più su? Ma bisogna fare anche una premessa, perché inizialmente i portieri scelti in categoria erano due classi 2001, Matteo Raspa e Alex Spadini, poi Matteo ha avuto un infortunio prima della partita di Caronno, dove è stato fermo due mesi e mezzo, e in questo percorso, facendo bene in campionato, questo percorso ha portato a fare tre partite Spadini, però si è infortunato a Pondonnaz, dunque siamo dovuti, tra virgolette, correre un po' ai ripari, e avevamo anche nella sfortuna la fortuna di avere internamente, che si allenava con noi, Desjardins. Però ovviamente eravamo corti, perché in quell'ambito i due portieri 2001 erano fuori tutti e due. E la società è voluta giustamente intervenire con uno svincolato che è un 99, Roberto Taliento, e posso dire che sono innanzitutto tre portieri fantastici come persone, tre portieri che non si conoscevano ma si sono amati alla fine dell'anno e durante l'anno. Questo secondo me nel giro di un campionato porta dei punti, inutile nasconderlo, perché l'entusiasmo che ci deve essere durante l'allenamento è quello che poi ti fa fare i punti in gara. Sono tre portieri che hanno fatto un percorso importante, sono tre portieri di caratteristiche totalmente diverse, però ovviamente, come hai detto tu, tanti giocatori del Gozzano sono potenzialmente giocatori di Lega Pro, anche ritengo i tre portieri attualmente, Raspa, Desjardins e Taliento, sono potenzialmente tre portieri da Lega Pro.
Tu che hai amato, ti sei fatto male la tua squadra, Marco, per raggiungere questo obiettivo? Non lo so, penso di sì, però... Ieri ti telefonavo, sentivo un bel cinema. Sì, sì, ma sai, ti ripeto, nel calcio l'allenatore è un uomo solo con la valigia in mano. Quando le cose vanno bene tutti ti amano, quando le cose vanno un po' meno bene... Però quest'anno, insomma, adesso non perché sei qui, hai fatto... Non so se è un piccolo capolavoro, però sulla carta magari il trino che ti è dietro e farai play out, qualcosina in più ce l'aveva, insomma. Meno male che è andata così, o no? Vabbè, certo, sei stato bravo allora, dico. Ma magari sono stato bravo anch'io, sono stato bravi i giocatori, abbiamo utilizzato diversi 2003 che hanno fatto molto bene e siamo soddisfatti di questo. Poi... questa salvezza poteva arrivare prima, perché abbiamo lasciato, ma come tutti credo che abbiano del rammarico per aver lasciato per la strada dei punti pesanti, come i due punti che abbiamo lasciato alla Greville quando abbiamo preso un rigore evitabilissimo al 97esimo. Però... Purtroppo quando hai ragazzini devi accettare anche che facciano certi errori. Mi faccio la domanda tua, poi ci vediamo in eccellenza la prima partita, quella dell'Accademia che ha vinto ieri 2-1. Cioè, è proprio un altro campionato il girone di ritorno, specialmente in eccellenza, promozione, anche in Serie D, Lega Pro, per l'amor di Dio. Però in eccellenza e promozione c'è veramente un cambiamento incredibile. Cioè, io mi ricordo la classifica dell'eccellenza al 19 di dicembre, Biellese prima, Stresa secondo e l'Oleggio era secondo. Cioè, nel giro di ritorno Biellese e Oleggio sono crollate, cioè è proprio un altro campionato, Roby e poi Marco. Ma secondo me possono subentrare tanti fattori. Sì, no, c'è il mercato che cambia tanto. Il mercato c'è dappertutto, anche in Serie A. Sì, però eccellenza forse incide di più, non lo so, Roby. Ma possono subentrare tanti fattori, fattori degli infortuni, fattori magari di condizione fisica che magari in tre o quattro partite ti... che non riesce a fare risultato, quelli dietro vincono e ovviamente ti mangiano dei punti come è capitato noi con la Saremese, perché penso che il massimo punteggio che avevamo, adesso non ricordo bene, ma mi sembra 10 o 11 punti, una cosa una di questo partita genere qua, meno, sì. È una partita, no, sì, sul Varese, sì. Ma avevamo 13 punti sulla Saremese per recuperare una partita. Anche lì può subentrare un attimino un po' più di... rilassamento. Oppure può essere anche che sei arrivato che devi recuperare delle energie e non fai punti come abbiamo fatto noi, pareggio, sconfitta, pareggio, pareggio, dietro hanno vinto, hanno fatto 3, 6, 9, 12 punti, ci hanno rubato i punti che... Marco, poi ci vediamo all'Accademia. Io ti faccio un esempio, il Baveno, ha fatto un girone d'andata... Da 8 punti. Ok, girone di ritorno ha cambiato un giocatore, anche se... Parliamo di un giocatore... No, ha preso Di Leva, Austoni... Ah, sì, vero. E Gargano anche là, che poi si è fatto male. Però si è fatto male. È chiaro che Austoni gli ha cambiato tanti equilibri. E anche Di Leva gli ha cambiato tanto, Però... non è stato solo il mercato. Sì, no, fallo sì. Vabbè, ci vediamo all'Accademia, va? La vittoria 2-1 in rimonta. Terza vittoria consecutiva per l'Accademia Borgomanero che dopo la sconfitta con il Verbania ha ottenuto bottino pieno con Baveno, settimo e oggi con Aigreville. Un filotto che però non basta alla squadra di Molinara ad assicurare ancora un posto playoff. Andiamo in cronaca. Partita in salita per i rossoblù al 17esimo, sono già in svantaggio. Calcio di punizione da posizione invitante per il tiro di Cuneaz. Il numero 10 si incarica della battuta, palla a scavalcare la barriera che si insacca all'incrocio. Al 21esimo ancora pericolosi gli ospiti, tiro dalla lunga distanza di Favre, Galli tocca e si salva in due tempi con il contributo della traversa. L'Accademia si fa vedere al 26esimo, cross dalla destra di Barbaglia che attraversa tutta l'area di rigore, Pagliaro manca di un soffio l'impatto con il pallone. Il gol del pari però è maturo e arriva al 28esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Piraccini, torre sul secondo palo per l'intervento in scivolata di Bressan che insacca. L'Aigreville prova a riportarsi avanti al 39esimo con un tiro dal limite di Daine. Galli neutralizza in tuffo.
Prima dell'intervallo, occasioni per i padroni di casa, cross dalla sinistra di De Bei, palla che attraversa tutta l'area di rigore senza che Piracini e Pagliaro riescano a spingerla dentro. Nella ripresa è un monologo rossoblù. Al decimo involata di Bonicelli che si ritrova in piena area di rigore, tutto solo a tu per tu con il portiere, conclusione incredibilmente a lato. Al tredicesimo potente tiro dal limite dell'area di Papa, Pomà ci mette i pugni e respinge. Al tredicesimo traversa per l'Accademia, tiro dalla lunga distanza di Pisanello, palla che si stampa sulla traversa alla destra del portiere. Al 26esimo si fa vedere l'Aigreville, cross dalla destra di Marchesano, in area di rigore c'è tutto solo Bruno che da due passi manda incredibilmente a lato. Al 31esimo azione da rivedere, Giordani entra in area di rigore dalla destra, dalla tribuna sembra netto il tocco sul piede d'appoggio, per l'arbitro però è tutto regolare e lascia proseguire. Al 37esimo il gol che decide l'incontro. Involata di Grippo sulla sinistra, una volta dentro l'area viene atterrato. L'arbitro questa volta non ha dubbi, assegna un penalty. Si incarica della battuta Sogno, tiro centrale e portiere battuto. L'ultima emozione della partita arriva allo scadere di tempo. Palombella velenosa di Sogno da centrocampo che prova a sorprendere Pomà. Tiro preciso, a dirgli di no, è stata la traversa. Anche con qualche timida protesta da parte dei giocatori che hanno valutato in porta il rimbalzo della sfera. L'Accademia è ad un solo punto dai playoff. Sarà decisiva la gara di domenica prossima a Venaria. Allora, se ci guardiamo la classifica, Marco... Guardala. Playoff? Non li faccio per quest'anno. No, ma rimani lì, non lo sai, dopo te lo chiedo. Allora, Borgaro arriva secondo, sì, adesso appunto qui lanciato com'è. Domenica il Borgaro mi pare che abbia una partita... Con lo Stresa. Sulla carta non è una partita così semplice, però Stresa ha già vinto. Qualche motivazione in meno magari, non lo so. L'Accademia se non fa disastri... Chi? L'Accademia se non fa disastri, dico... Ai punti. Sì, probabilmente una delle due gare per playoff non la gioca. No, la prima non c'è, di sicuro. Secondo me. Poi. La prima non c'è, Borgaro Pro Eureka. Quella è anche perché la Pro Eureka riposa domenica, dunque. Infatti, è aritmetico, cioè nel senso. Sì, sì. E sul fondo cosa vedi? Sul fondo bisogna vedere se ci sono tre retrocessioni. O no, nel senso, dando per scontato che Borgo Vercelli e Dufour sono retrocessi, erano già retrocessi la scorsa settimana. Il dilemma è sulla Fuggor, se il Baveno vince, la Fuggor Vardengo non vince, il Baveno è salvo. Sì, il Baveno o il Verbania, perché dipende anche sì. Cosa fa il Baveno con l'Aigre. Certo, certo. No, infatti ho detto se vince, sì. Se il Baveno vince, la Fuggor Vardengo... Non vince il Baveno. In questo momento quella che è certa dei play-out è il Trino. Sì. Che probabilmente fare. Giocherà fuori. A meno che il Verbania pareggi. Perché se il Verbania non vince e il Trino vince, gli sconti diretti sono... Però ti ricordo che il Trino gioca contro la Licesa Orizzonti, dunque deve ancora vincere. No, lo so. Ma non mi senti, ho detto se, sei sordo, se dovesse vincere il Trino con la Licesa Orizzonti e il Verbania non vince la settimo, sconti diretti... Premiano il Trino che ha vinto a Verbania, se non ricordo male. Sì, mi pare anche col Baveno il Trino sia in vantaggio. Perché teoricamente se il Baveno perde, il Trino vincendo potrebbe prendere il Baveno. Però lì c'è la classifica dopo Avulsa, bisogna capire tutto, perché se il Verbania pareggiasse ci sono tre squadre a 35. Certo. Vai a vedere la te la classifica Avulsa dopo. Adesso dopo ci andrà 5 minuti per vederla. No, 5 minuti no, però il Verbania ha... All'andata ha battuto il Baveno, te lo dico io perché ha vinto il Verbania. Al ritorno un pareggiato. Quindi 4 punti. Verbania probabilmente è quella messa meglio di tutti in caso di arrivo a pari a punti. A 3, sì, in caso di arrivo a 3 sì, però non so, è difficile che arrivino a 3. Dovrebbe pareggiare il Baveno. Ma vince. Anche in caso di arrivo a 2 per determinare la posizione di chi gioca in casa e chi gioca fuori, potrebbe essere messa meglio. Va bene, chi rischia di più i play-out? Non mi hai risposto però. Chi rischia di più i play-out? Sono già definiti i play-out. Ah, i play-out, chi rischia di più? Ah, chi rischia di più tutti, perché come diceva lui, nella gara secca è complicato. Per tutti. Per tutti. Roby, come vedi Verbania in 25 secondi poi andiamo in pubblicità? Ma io ho avuto un bellissimo trascorso,
spero che si salvi, perché le squadre della zona è chiaro che avere due risultati su tre cambia tanto, quindi bisogna aspettare questi ultimi 90 minuti per determinare quale sarà la classifica. Pubblicità, poi torniamo per l'ultima parte. Di nuovo insieme dopo l'ultimo break pubblicitario, eravamo in debito delle interviste dell'Accademia che andiamo subito a sentirci. Fra le tante montagne russe, mister, questo finale di stagione ci sta regalando tantissime emozioni, sembra una botta definitiva, possiamo dirlo, visti anche i risultati dagli altri campi, ci avete creduto fino alla fine, un secondo tempo davvero in cui avete messo alle strette l'Aigreville. Sì, hai detto bene, quest'anno è stato un po' così, di montagne russe, è vero, proprio così. Anche la partita di oggi, abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, siamo un po' contati anche nel reparto davanti e tutto quanto, e ci siamo mossi un pochettino male, non siamo riusciti bene a muovere bene la palla davanti, a fare le scelte giuste. Però i ragazzi, come avete visto, non mollano mai e hanno fatto un secondo tempo con grande voglia e secondo me anche con della qualità per quello che poi hanno presentato nel campo, ma sicuramente loro sono i primi a crederci. Ecco, magari nelle altre partite dove l'Accademia ha sofferto in particolar modo, nella circostanza è stata piuttosto fortunata, lo possiamo registrare di due traverse, se non vado errato, diverse conclusioni, insomma, anche se è un reparto offensivo in difficoltà, non quest'oggi perché ha prodotto e prodotto tanto. Sì, assolutamente, io da questo punto di vista sono molto contento dei ragazzi e se oggi i ragazzi sono qua a giocarsi ancora la possibilità di allungare la stagione facendo il playoff, sono sicuramente quarti in classifica, c'è solo da battergli le mani per quello che hanno fatto e sono convinto che domenica daranno ancora al massimo. Mi è piaciuta tantissimo, tra parentesi, l'atteggiamento dell'Aigreville che viene qua, gioca la sua partita e tutto quanto come dovrebbe essere sempre nel calcio ed è venuto fuori secondo me una gran bella partita. Abbiamo giocato anche un buon calcio. Abbiamo sofferto anche il primo tempo perché abbiamo affrontato una squadra forte. Il secondo tempo abbiamo provato qualcosa di diverso e ci è mancata un po' la condizione fisica che negli ultimi tempi ci fa un po' dannare, ma abbiamo avuto un po' di infortuni, un po' di gente fuori, quindi l'abbiamo pagata. E poi la loro forza, la loro spinta non ci ha permesso di uscire bene come siamo usciti il primo tempo. Nonostante questo abbiamo fatto secondo me anche un secondo tempo di sacrificio da squadra. Abbiamo anche provato a vincerla, perché abbiamo avuto una mezza occasione per vincerla e poi niente, è andata così. Dunque, stavamo discutendo già sul prossimo servizio, no? Perché stavamo parlando di punizioni e dicevo che Marchionini, che ha fatto il gol dell'1-1 del Baveno ieri, ha fatto un capolavoro su punizione. Marco, tu dici che quando prende un gol il portiere da 25 metri su punizione è colpa del portiere. È così, Roberto? C'è un discorso molto più ampio, nel senso che... Non puoi essere... devi avere un parere. Ma io difenderò sempre i miei portieri. Infatti, ma no, anche quelli degli altri. Poi adesso te lo facciamo così. Adesso Roby si vede questo meraviglioso gol di Marchionini e poi mi dice se secondo lui era colpa del portiere o merito esclusivo di Marchionini. Vediamo il servizio della rimonta del Baveno 2-1 contro il settimo. Vittoria importantissima del Baveno che al Galli supera in rimonta per 2-1 il settimo. Il primo sussulto del match dopo soli 60 secondi di gioco. La conclusione dal limite di Van Zan è di poco larga. All'ottavo, cioccolatino di Ramalo per Di Leva che calcia a colpo sicuro. Chiumente ci mette il corpo e respinge. Un minuto dopo lo scatenato Ramalo offre un pallone d'oro a Marchionini che si divora sotto porta il gol del vantaggio. Spinge il Baveno, progressione di Marchionini sulla destra, assist per Gargano che calcia di prima intenzione. Maggi si distende e respinge. E il settimo si rende pericoloso da calcio d'angolo con il colpo di testa di Chiumente che esce di poco a lato. Poco prima dell'intervallo si sblocca la situazione. Punizione di De Simone dalla tre quarti, travaglio incerto e Mangiardi ne approfitta per portare in vantaggio i suoi. Nella ripresa, dopo un quarto d'ora, ripartenza degli ospiti, la conclusione di finale di Stano e semplice presa da parte di Travaglio. Il solito Ramalo prova a scuotere i suoi, Maggi respinge al ventesimo, settimo, vicinissimo al raddoppio. Il copione è sempre il solito. Angolo di De Simone, testa di Stano che costringe il Travaglio agli straordinari. A 9 dalla fine, il classe 2003 Marchionini dipinge la traiettoria perfetta ed il Baveno pareggia. Il settimo prova subito a riportarsi in vantaggio da Salerno Palazzo che di testa manda alto.
il Baveno. La ribalta al minuto numero 87 con Donzelli che sottoporta a spingere in rete il pallone più importante della stagione bianco-blu. Allora, merito di Marchionini, qualche responsabilità del portiere per me? Io resto della mia idea. Rimani la tua idea. Roberto. Oh, ha tirato una buona punizione. Una grande punizione. In dubbio, però. Oh, che noioso che sei. Siamo 2-1, diamo ragione all'attaccante, in questo caso diamo ragione al portiere che non poteva fare. No, ha fatto una. Ha tirato una gran punizione, complimenti. Sopra la barriera che scende così, rimane da tua. Io rimango dalla mia idea. Sempre così. Il resto della mia idea. Adesso quando la prossima volta che c'è una punizione, adesso metto una GoPro sopra quando giocate contro qualsiasi squadra, voglio vedere. No, ma non dico che il mio portiere non prende quei gol lì, o che sia. Però secondo me è una componente, il portiere ce l'ha. Vabbè, ce lo dici tu. Sentiamoci cosa hanno detto Gatta e Rino Molle dopo questo. Ah no, Rino Molle, Caretti abbiamo intervistato dopo questo 2-1 del Baveno che appunto spera ancora nella salvezza diretta. Mister, ti chiedo un commento. Ma guarda, una partita. Noi adesso stiamo giocando con tanti giovani, anche in prospettiva per l'anno prossimo. E abbiamo fatto una buona partita fino a 10 minuti alla fine. Poi non l'abbiamo chiusa con 2-3 contropiedi che andavano chiusi. È stato bravo il loro portiere su una palla, su un colpo di testa all'angolino. E poi abbiamo preso 2 gol che un pochettino, abbiamo un pochettino dormito sia sulla punizione sia sulla mischia. Comunque il Baveno ha fatto la sua partita e niente da dire. In questi momenti c'è anche un discorso di stimoli che con questo caldo che un po' vogliono dire. Anche se sono un po' dispiaciuto del fatto che questa è una partita che dovevi chiudere molto prima. E sono perlomeno 4-5 partite che ci succedono queste cose, di avere grandi occasioni da gol e poi essere puniti, ma per colpa nostra. Tolta la sconfitta di oggi, comunque rimane sicuramente un campionato decisamente positivo quello del settimo. Sì, anche se poi il girone di ritorno purtroppo non abbiamo più fatto bene, abbiamo perso praticamente tutto il girone di ritorno De Paulis e soprattutto Nyang, che ha fatto 17 gol fino a quel momento. E quindi sì, la mancanza si è sentita decisamente. Partite come oggi con Young finiscono diversamente, però voglio dire, comunque anche loro oggi gli mancavano dei giocatori e sono stati bravi a vincere, quindi bisogna fargli complimenti. Una vittoria di fondamentale importanza. Sì, contava solo quello alla fine, giocare bene, giocare male, oggi dovevamo fare 3 punti e sono arrivati. Una buona prestazione soprattutto in avvia, con 4-5 occasioni importanti, nitide. Poi è arrivato il vantaggio del settimo. I tuoi ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita e poi trovare nel finale i 2 episodi che hanno ribaltato la situazione. Sì, gli avevamo detto di stare tranquilli, c'era ancora 50 minuti minimo. Era normale che si fossero un po' spaventati, perché perdere oggi voleva dire comunque perdere tutte le speranze e quindi fare i play-off sicuramente. Stati bravi, tranquilli, e poi alla fine è quasi uscito. Quindi bene, bene per loro, per noi, per tutti. Quindi abbiamo tutto il tempo domenica di provare a fare la partita e vedere cosa succede. Domenica, come dicevi giustamente, una trasferta fondamentale in Val d'Aosta ad Agrovillo. Sì, contro una buona squadra che poi ho visto tutte le squadre, non c'è chi è salvo, chi non sa, che qui si gioca sempre, quindi. Andiamo, poi ci proveremo, per forza. Mi viene da ridere perché Mellano ci ha anche detto che non arrivava a 90 all'ora quella palla. Sei incredibile. No, ma il mio è frutto di un ragionamento mio, giusto o sbagliato che sia. No, mi viene da ridere perché hai detto chissà quanti chilometri andava quel pallone. No, questo l'hai detto te, perché hai detto che il pallone calciato da Pellegrini nella Juve andava ai 98 all'ora. Io ti ho semplicemente detto che quello lì secondo me non andava ai 98. 98 no, ma 60-65 andava. Prendilo te una palla che va a 65 all'ora. Allora il portiere cosa li mettiamo in porta a fare?
Allora non è che finisco tutti a zero, se ci fossero perfetti tutti a 0-0 le partite. No, ho capito, io non ho detto che devono finire a 0-0, dico sempre che per quando fai un gol... Allora facciamo così, faccio domanda tecnica a Roby. Una palla dai 25 metri a 65-70 km nell'incrocio dei pali è parabile? Ma con la barriera, non l'ho chiesto a te che non sei sono un tante dinamiche da valutare. Però? Però se bravo quello che calcia le punizioni e la mette dove il portiere non può arrivarci, bravo lui. Se il portiere fa il miracolo, è bravo il portiere. Sta venendo quasi dalla tua parte, se andiamo avanti ancora viene. No, no, ma è la questione. Poi è bravo l'attaccante, il portiere ha preso il gol, ci può stare, ma... Bisogna migliorare al camp, perché tra un po' cioè, non è che vai in vacanza, no Roby? No, no, assolutissimamente. Adesso quest'anno il mio master del Lago Maggiore è organizzato sia da Mede che da Andrea Morigia, che saluto. L'abbiamo spostato allo stadio Piola, chiedendo alla società, mi sembrava giusto anche lavorare per la società e dare anche un evento che è la quarta edizione e raggruppa un po' tutti gli allenatori dei portieri della zona. C'è gente che viene dal Lago di Garda, Varese, Lecco, Biellese, un po' tutti gli allenatori che ci conosciamo. Questa è un po' una giornata di condivisione di idee. Andrea l'organizzatore, io sarò il relatore. Penso che questi eventi qua servano per confrontarci, magari anche per condividere nuove metodologie. Sarà una giornata full immersion dalla mattina alla sera. Abbiamo già parecchi iscritti, sono contento perché... Uno in più ce l'hai qua, certo, no, no. L'anno lo scriviamo. Lo invito. Ti ringrazio. E... Devo trovare i guanti giusti, ma... E questo è un po' il nostro progetto. Quando sarà? Sarà il 25 di giugno allo stadio Piola di Novara. Devo ringraziare anche la società che collaboriamo insieme in questo evento, al presidente Massimo Ferranti che mi ha dato la disponibilità di fare questo evento, e mi sembra giusto anche dirlo che una parte del ricavato sarà dato in beneficenza. Adesso stiamo valutando per questa situazione che c'è, anche Novara ha fatto della beneficenza per le famiglie ucraine, io vorrei partecipare anche per questo, su questo evento, per dare il nostro apporto, il nostro aiuto, ecco. Certo, bravo. Mellano, quindi dopo ti dai già Liban per fare l'iscrizione. No, no, se Andrea vede stasera la trasmissione, ha già segnato. Già a posto. Ok, vabbè, Mellano, e mi fai vedere come si... Free card. No, free card, ti metti lì a capire dietro la barriera, portiamo una telecamera particolare che misura la velocità e facciamo battere Marchionini e il portiere del settimo. Li rimettiamo lì e ricreiamo la situazione. Portiamo magari anche a Roberto Carlos... Sì. No, anche Juninho Pernambucano. Okay. Ascoltami, la promozione che la vince invece Marco? Sembra che non la voglia vincere nessuno. Uno pareggia, l'altro pareggia, uno perde, l'altro perde. Anche a 5 giornate chi è la tua favorita? È difficile da dire, è complicato, perché le ultime partite, quando la diversità è così poco, sono tante cose che possono cambiare gli equilibri. La testa soprattutto, secondo me. La testa, la fortuna, mille fattori. Però un punto di vantaggio è indicativo o zero? No, in questo momento non è ancora indicativo, però preferirei avere un punto in più. Non mica c'era una briga, se non ricordo male, quindi sarà una tappa importante. Non mi ricordo. Sì, sarà una tappa importante. Una tappa importante, il Piedimulera ieri ha vinto Omegna salvandosi, Omegna che oggi ha ufficializzato il cambio, nel senso che ci sarà il nuovo direttore sportivo, Emanuele Comparoli, lascia il calcio giocato e si mette dietro la scrivania appunto al ruolo di direttore sportivo, con Carlo Poggianchini che rimarrà come responsabile comunicazione e marketing della società. Quindi questa è la prima notizia. Abbiamo già detto 3 settimane fa che Tabozzi non sarà più l'allenatore dell'Omegna. La vittoria di ieri del Piedimulera, attacchiamoci subito anche l'intervista. Il derby tra Omegna e Piedimulera termina 2-1 per gli ossolani in una partita tutta decisa nel secondo tempo. La cronaca.
La prima azione degna di nota si registra all'11esimo con Cherchi che viene dimenticato sulla destra dalla difesa gialloblu, entra in area ed esplode un tiro di potenza, ma colpisce solo il palo esterno. La partita non regala particolari emozioni, con le due compagini che non riescono a trovare gli spazi per rendersi realmente pericolose. Occasionissima per il Piedimulera al 35esimo, quando Balbuena dalla sinistra va sul fondo e mette al centro un cross rasoterra. Gallini sul primo palo non ci arriva, ma in area piccola e ben appostato De Giuli, che a porta spalancata calcia clamorosamente addosso a Marzoli. Proteste Ossolane al 37esimo in un'azione da rivedere. Discesa di Viscomi sulla sinistra, palla in mezzo intercettata da un difensore rossonero con un presunto tocco di mani. Il direttore di gara non ravvede gli estremi per un penalty. Al rientro dagli spogliatoi i ritmi si alzano e la gara è molto più avvincente. I gialloblu al terzo si portano in vantaggio. Gallini in pressing ruba palla e appoggia per Ceschi che dal limite dell'area scocca un diagonale preciso che si infila alle spalle di Marzoli. I ragazzi di Mister Bonan spingono sull'acceleratore e al decimo raddoppiano. Contropiede fulmineo, Gallini apre sulla sinistra per Balbuena. Assist per Parachini che da centro area spedisce in rete. Nei minuti successivi il Piedimulera potrebbe chiudere la gara, con Ceschi che nel giro di pochi secondi si trova per ben due volte a tu per tu con Marzoli, che in entrambe le occasioni è attento e salva i suoi. Omegna vicinissimo al gol al 15esimo. Ceschi in fase difensiva trattiene in area Elka. L'arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta De Ponti che angola bene, ma Ricotti è fenomenale e gli nega la gioia del gol. Gol che arriva però al 18esimo. Mischia in area rossonera, la difesa spazza per Elka che si invola verso la porta e tutto solo davanti a Ricotti non sbaglia. Al 28esimo il neoentrato Abbagnano serve una palla d'oro per Racis che sul secondo palo di testa in tuffo manda a lato. Lo stesso Abbagnano al 40esimo serve un'altra palla d'oro. Gran taglio di Racis che sbuca in area piccola, miracolo di Ricotti. L'ultima occasione della gara si registra al 49esimo con una punizione dal limite dell'area di Cherchi che fa la barba al palo. Non c'è più tempo e termina così 2-1 per il Piedimulera. Mister, quest'oggi una partita che nel primo tempo non ha regalato grandi occasioni, nel secondo tempo si è portato in vantaggio il Piedimulera, è passato sul 2-0, poi l'occasione del rigore sbagliata, vi siete riportati sotto, nel finale un assedio ma non siete riusciti a riagguantare il pareggio. Ma poi le partite sono così, quando vai sotto, come abbiamo fatto noi a Cossato, come abbiamo fatto qui con... quando perdi e devi fare tu la partita, dopo diventa complicato. Oggi abbiamo fatto degli errori, quando sbagli poi la paghi. Quello, però contro il mio mister non importa, va bene così. Ci sono altre partite dove dobbiamo fare ancora qualche punto e poi va bene così. Oggi in particolare dov'è che ha peccato maggiormente il suo Omegna, che comunque in fase di attacco abbiamo visto molto deciso e determinato, forse qualche errorino di troppo in fase difensiva? Esatto, abbiamo palla noi, prendiamo gol e quindi poi il rigore non so neanche se c'era, forse c'era di più il secondo fallo che era, mi hanno detto che era in area i ragazzi, ma io ero a 100 metri, non lo so. Quindi va bene così, ripeto, se sbagli, se regali, poi è logico, il Piedimulera è organizzato e quando vai sotto poi prendi gol. Dispiace buttare via i punti così, però va bene così. Adesso cerchiamo di fare ancora qualche punto e poi a giugno forse riusciamo a finire questo campionato. Risultato per noi importantissimo per allungare un po' la classifica e metterci in una posizione più tranquilla in vista del finale. È stata una partita che abbiamo condotto, secondo me, con la giusta attenzione, col giusto atteggiamento. Avevamo grande rispetto di questo avversario che sapevamo avere dei valori importanti. Nel primo tempo abbiamo cercato di contenere le loro iniziative, ci siamo riusciti abbastanza bene. Non siamo riusciti ad essere particolarmente pericolosi nel ripartire, cosa che invece ci è riuscita bene nella parte iniziale del secondo tempo. Abbiamo approfittato di qualche incertezza in fase di palleggio dei loro difensori e siamo riusciti a monetizzare al meglio quelle situazioni. Abbiamo fatto i due gol, ne abbiamo sbagliato anche un altro, anzi forse anche due, uno importante, e poi la partita ovviamente si era sbloccata, l'Omegna ha cercato il tutto per tutto, ci sono stati alcuni episodi discutibili che hanno un po'
reso incerto il risultato fino alla fine. Credo che per l'umiltà con cui abbiamo giocato, per l'applicazione con cui abbiamo giocato, che sia un risultato giusto. Dunque stavamo elogiando Roberto, cosa stai dicendo di Roberto Bonan? Dai, dillo, non posso dirlo, anche il capello bianco. La mia religione non me lo permette. No, che gli sta venendo i capelli bianchi anche a lui. Penso di essere l'unico, invece. No. Capelli bianchi arrivano anche a Graziano Pratini, l'ultimo collegamento. Ciao Graziano. Ciao, ciao, ciao. Io li ho già bianchi da un po'. Ieri ti sono venuti bianchi per questo 3-2 a Bellinzago, che immagino alla vigilia poi della partita contro il Vogogna di domenica prossima lascia tanto amaro in bocca, perché tornare a casa con un punticino sarebbe stato importante, Graziano. Intanto ci vediamo anche le immagini della partita. Ma sì, anche perché ce lo saremmo meritato, insomma. Purtroppo le ultime due partite, due trasferte dove avremmo potuto portare a casa punti, invece siamo andati a casa mani vuote. Paghiamo delle ingenuità importanti e con squadre di buon livello, insomma, poi alla fine si paga. È un peccato perché i ragazzi giocano anche un buon calcio. Graziano, poi un mese fa sembrava De Profundis per il Santiago, che invece zitto zitto dalla vittoria proprio contro di voi ha cominciato a fare punti, nelle ultime due giornate ha fatto 4 punti, e quindi adesso anche il fatto di non giocare i play-out, il turno tra quintultima e tra sestultima e terzultima non è poi così scontato, tra quintultima e penultima non è più così scontato. No, assolutamente, le squadre dietro hanno incominciato a fare punti, andare a giocare a Santiago non è mai facile per nessuna squadra, Briga insegna, dove ha lasciato 2 punti 2 domeniche fa, e quindi sarà dura, sarà da lottare fino alla fine. Adesso domenica abbiamo uno scontro che non possiamo chiaramente sbagliare, e vediamo di tirare fuori tutto quello che abbiamo. Ecco Graziano, domenica arriva un Vogogna che sarà decimato, no? Dopo la partita di ieri con 3 espulsi, ammoniti, mancheranno delle pedine importanti, può essere un vantaggio per voi questo? Ma no, assolutamente, guarda, noi poi non voglio sentire parlare di assenze, perché noi quest'anno con le assenze veramente siamo stati, non ho mai potuto mettere una formazione uguale da quando sono arrivato a Domo ad oggi, quindi e ogni partita ha le sue difficoltà, anzi molte volte le assenze aiutano magari le squadre a dare quel qualcosa in più a livello di concentrazione e di emotività, insomma. Ti faccio 2 domande antipatiche, sì, no, perché prima Mellano mi ha detto, no, non era antipatica la domanda che hai fatto. Mellano tra l'altro, digli che l'ho salutato a Stresa, non mi ha salutato. Non ti ho visto, anche. Guarda, credimi, se no ti salutavo volentieri. Scherzo, mister. Graziano, dicevo le 2 domande. C'è anche Pavesine. Ecco, anche Roby che è venuto a Domo. Salutamelo tanto. Ascoltami, le 2 domande che sono queste. Quanto il bailame, anche con i tifosi, no? Quello che è successo, il comunicato dei tifosi che sappiamo che sono sempre stati importanti per voi, vi ha un po' destabilizzato, passami il termine, e poi magari qualche voce anche sul futuro, se ti ha dato fastidio o se invece vi è scivolata addosso. Allora, per quanto riguarda i tifosi, a me personalmente fa piacere vederli al campo, e il non vederli chiaramente mi dispiace. Poi i retroscena che hanno portato a questa situazione non mi va di approfondirli, e non ho neanche il tempo per farlo in questo momento, perché ci dobbiamo concentrare su altro. E per quanto riguarda le voci sul futuro, non lo so, non ne ho sentite. Hai sentito qualcosa tu? Mi hai anche scritto, di la verità. No, ma cosa? No, assolutamente. Adesso dobbiamo concentrarci sul presente e finire la stagione chiaramente mantenendo la categoria, perché il Domo deve rimanere in promozione. È stato incominciato un lavoro quest'anno che ha le sue difficoltà, perché abbiamo dei giovani. E quando parlo di giovani parlo di 2004, non parlo di 2000 o 2001, parlo di 2004, quindi
era normale che pagassimo qualcosa a livello di esperienza e di letture della partita in determinati momenti, ed è per quello che abbiamo perso anche diversi punti in modo un po' ingenuo, però è un lavoro che si è iniziato e deve continuare ad andare avanti, perché poi porterà sicuramente dei frutti importanti. Dobbiamo partire mantenendo la categoria. Faccio l'ultima domanda, Graziano. Firmi per il pareggio domenica? La verità però, No, assolutamente no. Ma non per presunzione, perché insomma dobbiamo... A me piace andare al campo e giocarmi la partita. Okay. Perché vivo di emozioni e quindi mi piace fare la partita, insomma, e giocarmela, poi che vinca il migliore. Ti faccio domanda bastarda, proprio bastarda questa, perché l'ho fatta anche a Brunetti e Brunetti ha detto no, spero che vinca di nuovo Bagnella, non il Milan. Scudetto il Milan o salvezza della Juve Domo? Scegliene una. Assolutamente salvezza della Juve Domo. Ok, grazie Graziano. Ciao, saluto ancora a tutti. Ciao, grazie mille. Ma perché Brunetti lo stanno finendo, anche stamattina a Omegna mi hanno fermato in treno, sto scherzando, per dirmi che un mese fa aveva detto se andiamo a Gravellona all'ultima più 5, adesso ci va a Gravellona con il rischio di essere... Guarda, l'ho avuto Omegna, Brunetti. È a meno uno adesso. Puoi dirgli a Brunetti? Dal più 5 al meno 1 e domenica c'è una trasferta mica semplice a San Maurizio. Ultimi 3 minuti, cosa fa Marco Melano prossimo anno e poi lo diciamo anche a Roberto. Lì sono stato bene. Ci sono voci in giro che il Real Madrid potrebbe cambiare se va via Ancelotti. Infatti hai una somiglianza con Ancelotti. Però ti dico, ti piacerebbe? Lì sono stato bene. Florentino ti ha chiamato? Chi? Florentino. Florentino, sì. Siamo andati a cena, così mi amichevoli. Chi ha pagato? Ah, io chiaramente. Ah, neanche... ti piacerebbe rimanere, scherzi a parte? O? Assolutamente, sì. Invece Roberto, insomma abbiamo sentito prima, quanto dipende se è legato o non è legato a Marchionni o è indipendente? No, io sono arrivato, forse sono stato uno dei primi a arrivare a Novara, no Marco, sono arrivato tramite, sapevano che ero libero per le vicissitudini di Chievo, e tramite un allenatore di portieri che ha fatto il mio nome a una persona all'interno della società nuova e mi hanno chiamato, poi io sono andato a parlare con il... Quindi è svincolato da Marchionne, quindi tu hai già un contratto? No, ma non sto neanche a pensare, quello che penso è che mi sono trovato bene in questa famiglia, mi sono trovato bene con lo staff, mi sono trovato bene con tutti, poi secondo me adesso è un po' presto per parlare, dato che dobbiamo affrontare ancora delle partite, però se sono rose fioriranno. Il momento più bello di questa stagione, non te l'ho chiesto prima. Forse sì, però no. Anche a te stai invecchiando. No, non gli ho chiesto qual è stato il momento più bello. E lui ha detto quali sono stati i momenti decisivi. Il più bello. Il momento più bello? Sì. Ma... Te l'ho chiesto o non te l'ho chiesto? No. No. Ma dai. Io lo racchiudo in ambito portieri. Non perché... non voglio sulla squadra, ma per me il momento più importante che ci ha dato ancora quella spinta in più è quando è venuto a nevicare. Ah, con la Lavagnese. Che loro hanno fatto un buonissimo primo tempo e vincevamo 1-0 e all'ultimo hanno avuto il rigore e abbiamo avuto la fortuna di trovare l'angolo giusto. Ecco, quello secondo me, se uno lo racchiude in tutto, per me quello è stato uno dei momenti più belli, perché solo un allenatore di portieri sa quello che ci sta dietro questo lavoro. In 10 secondi il tuo momento più bello della stagione qual è stato allora? Questo, questa sera? Questa sera sì, sicuramente, star qua con te sempre, ma ce ne sono stati diversi, però vabbè, sicuramente quello di ieri è sicuramente stato bello, poi... Bravo. Sono contento perché te lo meritavi. Grazie. Grazie a Marco Melano come sempre. Grazie. Buonasera a tutti. E quindi a questo punto ripeto, anche te Roby, guarda quella va
Guarda qui, tutti al Boden, anche Roberto Pavesi. Beh, al Boden. A questo punto, se io lo invito al mio master del Lago Maggiore, no, no, lo invito al Boden. Al Boden ci devi essere, assolutamente, anche perché paga con Minoli. Grazie anche Roberto, grazie complimenti. Grazie a voi. Dilettanti per dire, torna lunedì prossimo alle 20.35, non ci saranno squadre da festeggiare ancora, però perché la promozione è più indietro. Ci vediamo lunedì prossimo.